Ai tempi in cui Roma era governata dai papi, o meglio dal Papa Re fino al 1870, le pubbliche esecuzioni erano uno dei divertimenti preferiti dal popolo, che non solo trovava questa pratica ripugnante un vero e proprio divertimento, ma addirittura un valido strumento educativo, tanto da portare ai propri figli. Le leggi pontificie erano un misto di codice civile e codice religioso, molto severe con il popolo, molto elastiche con la nobiltà, ma è d'altronde della nobiltà che provenivano ministri, giudici e anche il capo della polizia. Dal 1796 al 1864 a mettere in atto le pur frequenti esecuzioni fu un solo uomo, Giovanni Battista Bugatti, il cui nomignolo fu Mastro Titta. Nel corso della sua lunga attività, durata più di 70 anni, Mastro Titta eseguì 516 condanne o giustizie, come si chiamavano all'epoca, ed è da lui che il termine Mastro Titta divenne sinonimo di boia, sia per quanti lo precedettero, ma anche per i pochi che lo seguirono. Mastro Titta viveva di un lavoro ufficiale, era verniciatore di ombrelli e aveva una bottega vicino casa, qui a Borgo, dietro la chiesa di Santa Maria in Traspontina, in vicolo del campanile numero 4. Per via del suo secondo lavoro e per motivi di incolumità della persona, Mastro Titta non poteva recarsi dall'altra parte del Tevere e poteva farlo soltanto nel giorno in cui venivano eseguite le condanne a morte. Tant'è vero che a Roma si diceva che quando Mastro Titta passa ponte qualcuno stava per rimetterci la testa. Professando uno dei mestieri più orribili, Mastro Titta effettuava il suo lavoro con un certo distacco. Intanto annotava tutte quante le esecuzioni, per cui abbiamo la descrizione completa e dettagliata delle 516 giustizie che lui effettuò durante il suo lavoro. Si rivolgeva al condannato magari offrendo del tabacco oppure del vino, dicendo di non prendersela e che avrebbe fatto un buon lavoro che si sarebbe concluso in brevissimo tempo. Uno dei luoghi di esecuzione delle condanne era proprio qui, nella piazzetta alla fine del ponte di Castel Sant'Angelo. Un altro dei luoghi dove si svolgevano le pubbliche esecuzioni era qui, in Piazza del Popolo. Nella vasta platea sotto il pincio veniva allestito il palco, arrivava tutto quanto il popolo e iniziava lo spettacolo. Una curiosa abitudine è che in mezzo alla folla gli uomini portavano i loro figli maschi e nel momento che cadeva la lama e di conseguenza anche la testa, gli veniva dato uno sganassone, cioè uno schiaffo. Questo doveva servire come monito per il futuro per non finire nelle mani della giustizia a causa di un loro errato comportamento. Ancora oggi una targa affissa nel 1909 da un'associazione di democratici ricorda l'esecuzione di due carbonari, Targhini e Montanari, condannati nel 1825 senza processo e senza prove, a testimonianza della giustizia pontificia. Nel Museo Criminologico di Roma, che si trova a Via Giulia, sono conservati moltissimi cimeli legati alla storia di Mastro Titta. Fra tutti quanti i cimeli spicca il suo mantello scarlatto, cioè un vero e proprio mantello con tanto di cappuccio che Mastro Titta indossava soltanto il giorno delle esecuzioni capitali e con questo passava ponte.
Oltre al suo mantello ci sono poi gli oggetti che sono appunto gli strumenti utilizzati per le esecuzioni, ma contemporaneamente al passaggio del ponte una processione accompagnava il condannato al patibolo. La processione era preceduta dall'Arciconfraternita della Misericordia, un'arciconfraternita che aveva sede nella chiesa di San Giovanni Decollato, sempre a Roma, vicino a Via dei Cerchi, che era un altro dei luoghi dove avvenivano le esecuzioni capitali, e l'arciconfraternita, che esiste ancora oggi, aveva la funzione di confortare il condannato e quindi poteva offrirgli un ultimo sorso di vino da bere, aveva dei bussolotti con cui girare tra la folla per poter prendere le elemosine per l'anima del condannato e per le famiglie, e l'arciconfraternita mostrava anche al condannato delle immagini proprio per confortarlo nell'attimo prima dell'esecuzione capitale. Per un antico privilegio concesso dal Papa nel 1540, l'Arciconfraternita della Misericordia poteva graziare un condannato a morte uno l'anno, mentre per coloro che si pentivano proprio sul punto di morire avevano il diritto di essere sepolti nel chiostro della chiesa di San Giovanni Decollato. Gli strumenti che utilizzava Mastro Titta per le esecuzioni delle condanne erano sostanzialmente tre: la condanna per mezzo di impiccagione, e qui ancora si conservano i singoli cappi con cui veniva eseguita la condanna, con addirittura il cartellino con il nome del condannato, perché l'Arciconfraternita della Misericordia aveva l'incarico di conservare praticamente tutto ciò che era legato all'esecuzione del condannato. Poi la decapitazione per mezzo di scure, oppure successivamente la decapitazione per mezzo della ghigliottina. Questa è la ghigliottina utilizzata da Mastro Titta, introdotta nel 1810 dopo la Rivoluzione francese e utilizzata nello Stato Pontificio fino alla fine, fino al 1870. Uno strumento simile doveva già esistere nei secoli precedenti, ma probabilmente si trattava soltanto di una lama fra due pali, mentre la ghigliottina era uno strumento molto più rapido e sicuro, quasi una innovazione tecnologica rispetto all'utilizzo della scure. Al momento dell'esecuzione il condannato veniva fatto inginocchiare alle spalle della ghigliottina con le mani legate dietro la schiena e veniva finalmente tolto il cappuccio nero. Dopodiché la sua testa veniva appoggiata qui e il boia dava il segnale per la caduta della lama. Accessori della ghigliottina erano il cesto per la raccolta della testa e poi un canaletto invece che serviva a raccogliere il sangue. L'ultima volta che fu utilizzata questa ghigliottina qui a Roma fu nel 1868, in occasione della condanna e dell'esecuzione di Monti e Tognetti, due carbonari accusati di aver fatto saltare la caserma di Borgo degli Zuavi, mentre l'ultimo utilizzo nello Stato Pontificio avvenne nel 1870, non a Roma ma a Palestrina. Dopo il 1870 la pena di morte in Italia rimase in vigore e venne abolita alternatamente fino al 1948, quando venne definitivamente abolita. Rimase in vigore soltanto nel codice militare di guerra fino al 1994. L'ultima esecuzione avvenne nel 1947 a Torino.